Ciao a tutti e benvenuti. In questo video tratteremo del citoscheletro e della motilità cellulare. Oggi riteniamo che Walter Fleming fu il primo a postulare che il protoplasma fosse suddivisibile in due compartimenti, una rete fibrillare e una sostanza interfibrillare. Tuttavia, questa teoria fu accantonata per dar spazio a quella di Conklin, che scoprì invece un'ordinata organizzazione spaziale in grado di indirizzare l'orientamento delle future divisioni dello zigote e di determinare la localizzazione dei futuri organi. Questo suggeriva che l'eterogeneità del citoplasma fosse mantenuta da una impalcatura citoplasmatica, costituita da elementi fibrillari. Negli anni 60, con il miglioramento delle metodiche di preparazione dei campioni e l'introduzione del microscopio elettronico ad alto voltaggio, Kate Porter individuò una fitta struttura fibrillare che chiamarono setaccio microtrabecolare. Oggi sappiamo che il citoscheletro è di fatto lo scheletro della cellula. Esso è costituito da un sistema complesso di filamenti proteici che conferiscono alla cellula una forma corretta, inoltre un'adeguata robustezza e un'appropriata strutturazione interna. Normalmente è una struttura dinamica e, a seconda dei casi, il citoscheletro permette alla cellula di dividersi, muoversi, strisciando per esempio o nuotando, contrarsi oppure estendere lunghi prolungamenti cellulari. Le componenti del citoscheletro sono tre. Si parla di microfilamenti, microtubuli e filamenti intermedi. I microfilamenti sono dei polimeri di attina con un diametro di circa 6 nanometri e di una lunghezza variabile. Questi possono svolgere funzioni molto diverse. In alcuni tipi di cellule si trovano a formare strutture specializzate, come il supporto relativamente statico dei microvilli negli enterociti. Sebbene questi filamenti siano dispersi in tutta la cellula, sono concentrati soprattutto nella cortex, ovvero nella porzione periferica appena sotto la membrana plasmatica. La cortex è quindi una fitta trama che svolge molteplici funzioni. Da un lato esclude fisicamente gli organuli della porzione più periferica del citoplasma, deputandola principalmente alle dinamiche dei processi di segnalazione e di trasporto che si verificano nella cellula immediatamente a ridosso della membrana plasmatica. Dall'altro, il cortex stesso è una struttura capace di esibire notevoli variazioni strutturali che permettono il movimento del margine cellulare in dei processi di locomozione cellulare o di fagocitosi. I microtubuli invece sono lunghi cilindri cavi e composti dalla proteina tubulina. Questi hanno un diametro esterno di 25 nanometri e sono molto più rigidi dei filamenti di attina. Questi sono lunghi e dritti e inoltre hanno un'estremità attaccata ad un singolo centro organizzatore dei microtubuli, chiamato centrosoma. I filamenti intermedi invece sono più simili a delle corde e hanno un diametro intermedio rispetto a quelli precedenti, cioè di circa 10 nanometri. Questi sono composti da delle proteine dei filamenti intermedi che costituiscono una famiglia grande ed eterogenea. Un tipo di filamento intermedio forma un reticolo chiamato lamina nucleare, che si trova appena sotto la membrana nucleare interna. Altri si estendono attraverso il citoplasma, dando alle cellule una forza meccanica. Ciascun tipo di filamento che abbiamo citato è costituito da delle subunità proteiche più piccole, che sono tenute insieme da delle deboli interazioni non covalenti. Le subunità possono diffondere rapidamente nel citoplasma, mentre i filamenti già pronti e assemblati non possono farlo. Per questo, rapide organizzazioni del citoscheletro si ottengono disassemblando filamenti in singole subunità in un sito, per poi riassemblarli in un sito diverso. Una cosa importante è che il termine citoscheletro può far pensare ad una struttura statica, quando al contrario è una struttura altamente dinamica, perché implica il manifestarsi di fenomeni come la locomozione del traffico vescicolare o altri cambiamenti morfologici, che nel complesso prendono il nome di motilità cellulare. Per comprendere meglio quali sono le funzioni di queste strutture e le modalità con cui si realizzano nella cellula,
è necessario descrivere le principali caratteristiche molecolari dell'actina e di altre proteine. L'actina è una delle proteine più abbondanti nella cellula, arrivando mediamente a rappresentare fino al 15% del contenuto di proteine totali. L'actina monomerica è una proteina globulare con un peso di circa 42 kD e un diametro intorno a 5,4 nanometri. Il monomero è caratterizzato da un sito di legame e idrolisi dell'ATP, cosicché la proteina possa trovarsi in vari stati. I monomeri di actina possono associarsi a formare dei polimeri costituiti da due filamenti avvolti in un'unica elica destrorsa, chiamata F-actina. Una caratteristica fondamentale dei microfilamenti di F-actina è la loro polarità intrinseca, con una estremità che differisce sia chimicamente sia strutturalmente dall'altra. Ma oltre alla polarità strutturale, con le sue implicazioni, dobbiamo considerare un altro parametro di grande importanza, ovvero le dinamiche di polimerizzazione e depolimerizzazione dei filamenti. Partendo da un'elevata concentrazione di monomeri liberi in soluzione e misurando la formazione del polimero, si osserva una fase di latenza seguita da una fase di crescita. La fase di latenza è dovuta al fatto che l'associazione di due monomeri a formare un dimero ha probabilità molto bassa, addirittura inferiore rispetto a quella di dissociazione del dimero nei due monomeri. Di conseguenza, affinché la polimerizzazione possa prendere avvio, è necessario almeno la formazione di un trimero, che è più stabile rispetto al dimero. I trimeri poi si allungano per apposizione di nuove subunità. L'allungamento infatti prevede l'aggiunta di nuovi monomeri da entrambe le estremità dei nuclei di polimerizzazione, ed è la fase più veloce. Si ha poi l'ultimo stadio, detto annealing, in cui i vari filamenti corti si legano insieme a formare dei polimeri di lunghezza maggiore. Ovviamente tutto questo processo di polimerizzazione è aiutato da una finissima regolazione di numerose proteine accessorie, che sicuramente troveremo in seguito e che possono essere la profilina, la nebulina, la tropomiosina, l'alfa-actinina, la filamina, la fimbrina e molte altre. Per quanto riguarda le dinamiche dell'actina, queste sono alla base di processi di motilità cellulare, nei quali la polimerizzazione dell'actina costituisce la forza propulsiva per il movimento. Questi meccanismi sono per lo più messi in atto nei processi di movimento ameboide e nella protrusione di estroflessioni cellulari come filopodi e pseudopodi. Nel movimento ameboide, infatti, una cellula adesa a un substrato può spostarsi una serie coordinata di eventi. La cellula in movimento è polarizzata e mostra un versante anteriore, che è caratterizzato da delle dinamiche di estroflessione e avanzamento della membrana, e un versante posteriore caratterizzato invece da delle dinamiche di retrazione. Andiamo adesso a parlare dei microtubuli. I microtubuli sono gli elementi citoscheletrici di maggiori dimensioni e sono costituiti da tubulina, che, come l'actina, è una proteina globulare che tende a polimerizzare in delle strutture chiamate protofilamenti, e l'unità costitutiva di questi protofilamenti è un eterodimero. Per quanto riguarda la tubulina, sappiamo che esistono tre tipi di tubuline: la tubulina alfa, beta o gamma. Alfa e beta si legano a formare l'entità base che è detta eterodimero per la costruzione del protofilamento, e l'affinità tra la tubulina alfa e la tubulina beta è elevata, tanto che nel citoplasma si osservano soltanto eterodimeri e non dei monomeri. Quindi ogni singolo filamento è costituito da una sequenza di tubuline alfa e beta alternate tra di loro, e i protofilamenti e microtubuli sono quindi eteropolimeri. I protofilamenti interagiscono lateralmente tra di loro e formano una struttura planare che si chiude a formare un cilindro cavo, ovvero un microtubulo. In diverse condizioni in vitro possono formarsi dei microtubuli che sono costituiti da un numero di protofilamenti variabile, che va da 8 fino a 16. Sappiamo che nella cellula i microtubuli sono costituiti da 13 protofilamenti e formano un cilindro cavo
con un diametro interno di circa 25 nanometri. Il microtubulo è quindi un tubo cavo rigido e elicoidale, formato da 13 protofilamenti allineati in parallelo. All'estremità più dinamica, la crescita e l'accorciamento sono più veloci ed è chiamata estremità più e corrisponde all'estremità che espone la subunità beta, mentre l'altra è chiamata estremità meno e corrisponde alla subunità alfa. Alle due estremità sappiamo che gli eventi dinamici sono diversi. Essi hanno una differenza legata alla velocità. Nella subunità più può essere rimossa o aggiunta più velocemente la tubulina rispetto alla subunità meno. La polimerizzazione dei microtubuli prende origine da dei complessi che nella cellula si trovano tutti localizzati in corrispondenza di un addensamento di materiale proteico che circonda i centrioli e che prende il nome di materiale pericentriolare. L'insieme dei centrioli e del materiale pericentriolare costituisce il centrosoma e per la funzione di questi complessi prende quindi il nome di centro di organizzazione dei microtubuli. Il centrosoma, come centro di organizzazione dei microtubuli, detta la geometria di questa componente del citoscheletro all'interno della cellula. Infatti, tutti i microtubuli dipartono dal centro della cellula verso cui è rivolta la loro estremità meno e si irradiano verso la periferia dove è rivolta la loro estremità più. È importante ricordare queste due estremità per il ruolo che avranno poi le proteine motrici di cui andremo a parlare adesso. Infatti, la distribuzione a raggiera dei microtubuli e la loro ben precisa polarità all'interno della cellula hanno un ruolo fondamentale nell'impartire direzionalità a certi processi di trasporto che devono avvenire dal centro verso la periferia oppure dalla periferia verso il centro. Esistono infatti delle proteine motrici che si spostano scorrendo sui microtubuli e le principali sono le chinesine, che si muovono unidirezionalmente verso l'estremità più, e le dineine, che invece si muovono verso l'estremità meno. La direzionalità del movimento sui microtubuli è il cardine dei processi di trasporto di vescicole che avvengono in entrambe le direzioni tra il reticolo endoplasmatico e l'apparato di Golgi e tra quest'ultimo e la membrana plasmatica. Da non dimenticare è il ruolo di alcune proteine che si vanno ad associare ai microtubuli per stabilizzarne la struttura, dette MAP. All'interno della cellula si ha un organulo costituito da una struttura ordinata di microtubuli, il centriolo, che forma un cilindro con una lunghezza di circa 0,5 micrometri e un diametro di 0,2 micrometri. I microtubuli del centriolo sono orientati lungo l'asse principale del centriolo e disposti in 9 triplette. Nella tripletta, il microtubulo più vicino al centro è un microtubulo classico costituito da 13 protofilamenti, mentre gli altri due non sono dei cilindri completi, ma sono costituiti da 10 protofilamenti che vanno a chiudersi sul microtubulo adiacente. Per quanto riguarda la struttura dei centrioli e del loro ruolo all'interno del ciclo cellulare, approfondiremo nei prossimi video, quindi ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderteli. È importante sapere che i microtubuli entrano in gioco anche in altre strutture che sono le ciglia e i flagelli, ma anche di questo tratteremo nel dettaglio in un prossimo video riguardo la motilità cellulare. Concentriamoci adesso sui filamenti intermedi. Anche i filamenti intermedi sono dei polimeri proteici, ma tipicamente non mostrano le dinamiche che abbiamo descritto per quanto riguarda i microfilamenti e i microtubuli, ma formano nella cellula delle strutture molto stabili, che sono volte a conferire una resistenza meccanica a deformazioni e sollecitazioni esterne. I filamenti intermedi sono quindi abbondanti in delle cellule sottoposte a delle forti sollecitazioni meccaniche e mancano in alcuni organismi provvisti di esoscheletro. I filamenti intermedi si distinguono in base alla localizzazione in citoplasmatici e nucleari. I filamenti intermedi citoplasmatici si dividono in cheratine, vimentine e neurofilamenti. Le cheratine sono tipiche degli epiteli e appartengono a due classi di filamenti intermedi, la classe 1,
delle cheratine acide e la classe 2 delle cheratine neutrobasiche. Alla classe delle vimentine appartengono invece i filamenti intermedi del connettivo, del muscolo e delle cellule della glia, mentre nei neuroni si trovano filamenti intermedi della classe 4, noti anche come neurofilamenti. Infine, i filamenti intermedi nucleari appartengono alla classe 5, ovvero le lamine, e si trovano nella lamina nucleare e nel nucleo scheletro, dove costituiscono una rete di supporto meccanico alla struttura del nucleo e un ancoraggio per la cromatina. Ma come si formano i filamenti intermedi? Tutte le proteine dei filamenti intermedi sono di forma bastoncellare e presentano un esteso dominio centrale che è stretto e lungo, dovuto ai ripiegamenti dell'alfa elica della proteina. La regione centrale bastoncellare con due alfa eliche sopravvolte è anche chiamata coiled coil. Durante l'assemblaggio del polimero, il dimero si forma tramite l'avvolgimento di due molecole proteiche, che interagiscono lateralmente tramite i rispettivi domini centrali, andando a formare la struttura chiamata coiled coil. Per quanto riguarda la formazione della struttura tetramerica, si ha avvolgendo due dimeri in modo sfalsato, cioè inverso, e in posizione testa-coda. Diversi tetrameri si uniscono sempre in modo sfalsato a formare dei protofilamenti, e diversi protofilamenti poi si associano tra di loro grazie a delle interazioni idrofobiche laterali dei domini del coiled coil che forniscono resistenza meccanica al filamento. Tutti i peptidi che partecipano alla costruzione dei filamenti vengono fosforilati da delle diverse chinasi, poiché la fosforilazione è un meccanismo di regolazione dell'assemblaggio, mentre la distruzione dei filamenti che devono essere sostituiti è affidata a delle proteolisi. Ovviamente anche i filamenti intermedi sono caratterizzati da delle proteine accessorie, cioè ci sono delle proteine la cui funzione è di collegare tra loro le diverse componenti del citoscheletro, creando tra esse un'unità meccanica. Date quindi le diverse proprietà meccaniche delle tre classi di polimeri del citoscheletro, la formazione di un'unica rete che li collega mediante dei ponti proteici permette di conferire alla cellula delle caratteristiche di autosostegno strutturale, che sono elasticità e flessibilità. Per cui, a seguito di una deformazione dovuta a una pressione o uno stiramento entro certi limiti, la cellula è in grado di tornare alla sua forma originale. Con questo abbiamo concluso il capitolo sul citoscheletro. Seguirà un video di approfondimento per quanto riguarda i processi di trasporto e di locomozione, che utilizzano i microfilamenti e i microtubuli come dei binari, e tratteremo nel dettaglio delle miosine, delle chinesine e delle dineine. Detto questo, per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione e a presto!